questo nuovo video. Allora, in questo video faremo un try on haul di Shein. Vi facciamo vedere tutte le cose estive che abbiamo preso su Shein. La maggior parte sono costumi, tranne un vestito e un top. Prima di iniziare vi diciamo subito il nostro codice sconto, che vi dà il 15% di sconto. È questo qua, VA1135. Iniziamo! Allora, partiamo dai costumi, che sono quelli che ci piacciono troppo. Il primo è questo, è fatto triangolino, così. Ma ha questi lacci flossi. E la tanda è fatta così, è sgambata. E qua si può regolare per farla più grande o più piccola. Molto bellino. E qua ha i fiocchetti. Io invece, il mio preferito è questo qua, adesso lo faccio subito vedere. Il sopra è così, ha due colori diversi, questo è più scuro, questo è più chiaro, insomma, è fatto così. E poi a costine, e poi la mutanda. E poi la mutanda invece è a vita alta, infatti sta tipo verso l'ombelico. E io di questo ho preso una S. Ah, e il mio costume di prima era una M, quindi sembrava piccolo, sembrava anche una XS, in realtà era una M. È un po' da indovinare, perché sì, a volte cambia. Ok, questo costume di questa taglia, se me la dimentico, è una S, che è sempre un costume mezzo puro, è tutto nero. Vabbè, questo è il costume, è tutto nero, e poi ci sono questi lacci fluo gialli, triangolino. Bellino. Però a differenza dell'altro è fatto così, non si allaccia al collo. E poi la mutanda è questa, non ha i fiocchetti, è alta e sgambata. È tipo è sgambata, righetta. Sì, e poi qua ha due lacci. Io invece ho preso, questa è una S, e ho preso il sopra così, cioè questo è proprio completo, E il sotto invece è molto particolare, infatti va usato un po' nei giorni un po' più speciali. Un po' più non da prendere la bronzatura, non se no. La bronzatura, però è fatto così, tipo è alto fino all'ombelico, quindi a vita alta, e ha questi volant molto carini, e questo sarebbe il completo. Ok, poi ho preso un costume leopardato, no, in realtà ne ho presi due. Però sono di modelli diversi. La particolarità di questo è che ha il ferretto tutto qua sotto e continua anche dall'altra parte, quindi vedete che non si piega molto. Poi si può regolare e niente, lo devo provare. Molto bello. E questa invece è la mutanda, forse questa è dietro, sì. Questa è meno piccola, come si può dire, meno brasiliana, diciamo. Però è sempre a vita alta, molto bellino. E insieme a questo c'è anche il pareo. L'ho guardato. Vale, questo qua invece è un S. Ok, io stavo cercando di mettere a modo questo costume perché è molto particolare. Eccolo. Da una parte va all'altra fino qui. E poi questo va sopra, tanto ora lo vedete indossato. E niente, arancione perché è molto bello questo colore. Soprattutto quando sei proprio abbronzata, e non è ancora il mio caso, però invece la mutanda è così, scosciata. E questo è il completo, molto bellino perché è molto particolare. E questa è una M. Allora, vado avanti io, ho preso un top, cioè la parte sotto non c'era perché non l'ho trovato, ho trovato solo il pezzo sopra. Questa qui è una S e ho preso questa fascia qui, molto particolare perché in mezzo è fatta tutta questi righini. Aperta in mezzo. Troppo carina. E poi bella. Poi ho preso questo costume, è leopardato ma è colorato e è a tre pezzi, quindi c'è anche qua il gonnellino, diciamo. Il gonnellino. Allora, il sopra è così, è un triangolino, la taglia è una M e il sotto è fatto così, è sgambato e la mutanda è piccola. Very cute. Molto bellino questo. A noi ci piacciono un sacco i costumi sgambati perché li abbiamo avuti fino ad ora tutti pari, diritti, quindi li cerchiamo proprio così. Ok, quindi facciamo vedere un attimo. Questo è il completo. E in più c'è questa gonna. Questa è lunga, arriva fino alle caviglie praticamente. E poi devi fare il nodo di lato. E niente, fate il nodo di lato
Tanto non lo vedete indossato perché è così. E adesso vedete come mi sta. Poi io invece ho preso un altro costume nero, perché in realtà avevo pensato a un abbinamento che adesso vi spiego con il prossimo. Allora, la prima è una fascia, mi sembra un po' grande, però probabilmente no. Cioè, ma secondo me non è grande. Fatto da provare. È una M? E questa sì, mi sembra di sì. No, questa è una S, però evidentemente sarà grande solo perché sembra grande, in realtà quando lo metti no. E poi vabbè, sotto è una mutanda semplice, sgambata. E io avevo pensato di abbinarlo insieme a questo, ora adesso vi spiego come. Allora, gli abbinamenti sono molto carini, questo qui è molto semplice, una fascia. Sì, lo puoi mettere o tutto nero o tutto azzurrino. O tutto azzurro come questo. Ma questo è diverso perché praticamente il sopra è così, questa è una taglia S. Il sopra è così, celestino, e anche il sotto è uguale, solo che è molto particolare perché l'ho preso anche questo, alto, con questo tipo specie gonnellina. E siccome non so se veramente se mi piace tanto così, però è bellino anche così. Sì, sì, è bellino. Avevo intenzione di metterlo così. Una fascia nera con questo, però non so nemmeno se è carino così. Vabbè, vabbè, tanto nel video lo fa vedere. Sì. Ho preso un altro costume leopardato. So già che questo sarà strano da farlo vedere. Non so come farvelo vedere. È tipo un triangolino, ma poi sta tipo così. È un fatto a triangolino, però qua si unisce così. Ora non so come farvelo vedere. Lo vedrete dopo. Lo vedrete. E questa è la mutanda, molto bellina, sempre sgambata, piccola. Non c'è bisogno di dirlo, tanto sì. Ormai. Leopardato, tanto per cambiare. Leopardato, ho preso leopardato con l'altro, leopardato questo e quello colorato. Io ultimo costume, perché poi ho un'altra cosa, però non è un costume. Ho preso questo celeste e questa è una M. Mi sembra un po' piccolo per me. Che lei si era preso M proprio per perché averlo più grande. Invece questa è la mutanda sgambata. Abbinamento molto carino, però non so se mi sta appunto per la taglia. Non lo so. Perché ancora non li abbiamo provati. E quindi... Niente, vanno provati. Niente, o lo prova e se non lo vedete è perché non gli sta. Questo capace non ti sta, no? Vabbè, se ti sta lo metti, non lo so. Poi ho preso un costume intero, vi dico sulla taglia, se non me la dimentico, è una S. Ecco qua il costume intero, come si fa. Bello perché così. È tagliato in mezzo. Sì, dietro è tutto aperto, ha soltanto qua la mutanda. E poi davanti è così, aperto tutto qua con la scollatura. Nero, semplice così, poi si allaccia così al collo. Cute. Infine, ultima cosa che non è un costume, ho preso questa qui, che sarebbe una borsa sportiva. Nel sito mi sembrava un po' più rosa chicco, però più rosa che un pastello. È bella così. Mi piace più così che com'era nel sito. È molto morbida. Sì, allora, praticamente faccio vedere velocemente. Allora, qui ha un sacco di taschine, infatti è comodo per questo. Ok. Ah, qui ha la taschina, ce l'ha anche sotto. Che gira tutta fino qua, tutta la tasca sotto. Sì, qui. Tasca. Poi ha lo strappo per unire i lacci. E dentro c'è anche questo per farlo, tipo portarlo così. Qui ci sono tre tasche, non si vede molto bene. E qui un'altra taschina. E poi... Niente, due tasche grandi qua e una tre. Qua più piccola. Ah, ho capito. Praticamente il sito si vede anche che si può utilizzare tipo per viaggiare. Infatti qui c'è anche questo. Da metterlo nella valigia. Da metterlo nella valigia. Stracomoda, cioè questa qui sarà la salvezza della vita.
Adoro! I costumi sono finiti, adesso vi faccio vedere un vestito che ho preso. Questo è il vestito, è così, tutto nero e le maniche sono più grandi. Dietro ha la cinghiale per aprirlo e è un XS. Qua davanti ha questa scollatura V. E poi ci sono tutte queste increspature con l'elastico, tipo. Very cute! Ultima cosa che abbiamo preso, sì, tra tutto, è un top celeste. Bellino. Molto bellino, celeste a costine. E come sarà? Come tipo questo, un top così? Sì. E niente, adesso lo vedete come mi sta. Quindi niente, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Ricordatevi il nostro codice sconto. Sì. È questo qua che vi dà il 15% di sconto. VA1135. Mettete like, commentate, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!